Abbiamo capitato Dicchio. Allora, com'è? Bene, bene, lo tanto perché si riparte, volta sembra sia la volta buona. Giornata meravigliosa da tutti i punti di vista, tanta gente, tanta voglia di palio. Cacca, Bruni è un uomo di cavalli, come l'abbiamo visto questi cavalli? A me sono piaciuti tanto perché cavalli, chiaramente siamo a marzo, sicché non è che no, i cavalli che ci interessano a noi non possano essere pronti, perché se fossero pronti ora sarebbe un pasticcio. Però bene quasi tutti fra i canapi, un bel canape mi sembra nuovo, grosso e va giù bene. Non è a cigno questo? No, senza cigno. Però mi sembra non ci siano stati problemi, perché un bel canapo grande di diametro, bello peso, forse anche il colore fa vedere bagnato, insomma una bella pista, buonissima. Ho sentito anche Fantini e tutti soddisfatti, sicché è una giornata molto molto positiva. Bene, l'anno scorso hanno sistemato subito, visto che faceva la crosta invece ora. Perché la prima corsa dell'anno scorso ci furono dei problemi e chiaramente sono cose che non potevano succedere assolutamente più, e infatti no, la pista è stata sistemata in maniera perfetta. Senti, te lo domando perché te, in particolar modo più che gli altri, sei proprio un uomo di cavalli. Secondo te questi 2 anni fermi a cavalli hanno fatto bene o hanno fatto male? Bene, fra virgolette. Allora, sicuramente a qualche cavallo avrà fatto bene, perché cavalli, problema cavalli secondo me non c'è. No, no, anche problema perlomeno adesso non c'è niente. Bel numero e un bel fatto di cavalli. I Fantini stessi, ma anche i proprietari, che dopo 2 anni non puoi arrivare non preparato, e ora siamo tutti non preparati, preparatissimi, per cui i Fantini sono tutti allenati, i proprietari sono super motivati.